Eccoci qua, buongiorno ragazzi. Invitiamo subito, subito Andrea. Vediamo. Eccoci qua. Mentre aspettiamo Andrea, siamo in diretta anche col Cisme. Difatti, mi stavo godendo la diretta. Mi stavo godendo la diretta del Cisme con Alice che sta spiegando le differenze in età puberale tra le femminucce e i maschietti. Aspetta che rifacciamo l'invito, probabilmente è scaduto. Eccolo qua. Attendiamo Andrea. Lo avvisiamo anche. Nel frattempo aspettiamo che vi colleghiate anche. C'è Nicolas. Ciao Nicolas. Come stai? Nicolas è un ragazzo che ha partecipato alla prima edizione del corso di allenamento al femminile. Nel frattempo che aspettiamo Andrea. Ci sono, ho mandato la richiesta. Aspetta che la guardiamo, accettiamo. Ok, ci sono. Dunque, Ci siamo tutti e due. devo fare come sempre la mia premessa che ovviamente la puntualità non è nelle mie corde. Però penso che non Ma ci no, sia. ma no, ma Adesso aspettiamo che un po' di persone si colleghino, sarà una diretta molto densa. Anche assolutamente sì. perché, Adri, io non ho ancora mangiato. Ma siamo in due, guarda qui, noi siamo ancora qui al computer. Siamo anche perché mentre Fantastico. siamo in diretta con te, siamo in diretta anche col Cisme. Quindi mi stavo seguendo un po' la diretta mentre ti aspettavo, Ho ma letto, tra l'altro stavano parlando sempre di qualcosa inerente al femminile, quindi ottimo, sì, quindi ottimo, ottimo. sempre le differenze tra. Però è più femminucce e maschietti perché si parla di età giovanile Ok, e quindi la differenza fantastico. di approccio, soprattutto all'interno delle scuole. Quindi siamo Fantastico. contenti che senza neanche farlo apposta possiamo dirlo, abbiamo fatto una serata tutta sull'allenamento femminile. Eh Quindi beh, dai, una full immersion, un po' esatto. come quella, la settimana che è partito il corso, che io ormai pensavo come una donna, davo così tante informazioni a pure di. Per un attimo io l'ho vissuto insieme a voi, perché comunque da Sì. dietro fai partire le live, ascolta, eccetera. Per un attimo ho avuto paura di parlare anche solo con mia mamma, con le mie amiche, che dicevano come mi devo Ormai approcciare? a furia di ascoltarmi sapevi il ciclo femminile a memoria. Esatto. Ma vedi tutto da un'altra prospettiva poi quando stai È determinando vero. informazioni, che è molto molto bello. Però devo dire, io purtroppo il wifi che non funziona tanto bene oggi. Comunque, dammi un cenno, Adri, Io se ti mi sento vedi a scatto. benissimo. Ok, Se perfetto. avete problemi di audio, magari scrivetelo anche voi sotto la diretta, così però. Comunque, io vorrei annunciare questa diretta perché tanto la salveremo nel vostro profilo, poi Sì. magari la inserisco anche, ti mando un link, un tools per poterla scaricare così me la mandi, che la pubblico anche nel mio, Assolutamente sì. perché comunque sono tutte informazioni importanti. Utili. Io vorrei solo farti in nome di tutta l'FS presentare, anche perché c'è la tua faccia, ma come anche l'FS, siete tante persone, sono molti docenti, tante persone altamente formate, tante persone che fanno anche docenza al di fuori della scuola di formazione. Quindi abbiamo riso e scherzato, però questo per far passare il concetto alle persone, cos'è la formazione sportiva, di cosa si occupa e quali professionisti forma in modo tale che siano competenti in diversi settori. Quindi lascio la palla a te, Adri, Guarda, così. allora facciamo così, ci presentiamo, visto che siamo per la prima volta anche in diretta nel tuo profilo. Allora, la formazione sportiva che cos'è?
Allora, nasce inizialmente come un blog, perché l'idea era quella di raccogliere, di raccogliere le competenze di vari professionisti, dalla fisioterapia alle scienze motorie, nutrizionisti, posturologi, e di raccoglierli all'interno di un sito. Tant'è che inizialmente, se proprio devo dire, forse questa non la sai neanche tu, ci chiamavamo la fisioterapia sportiva, no, inizialmente, Sì, come no, questo lo blog. sapevo, me l'ha detto Ruben. E poi è nata l'idea della formazione quando ci siamo accorti che oltre ad essere per noi un piacere quello di diffondere, di scambiare le competenze, le informazioni scientifiche con gli alunni e con le persone, abbiamo notato che nel mondo della formazione mancava qualcosa e quello che noi abbiamo deciso di portare è proprio quel lato umano che poi con te, quando abbiamo iniziato, infatti noi abbiamo, quando appena ci siamo visti la prima volta, la prima cosa di cui abbiamo parlato è proprio questo, nel senso noi vogliamo fare formazione, ma allo stesso tempo lasciare qualcosa che non è meramente una slide o un'informazione scientifica o un'informazione tecnica, ma lasciare quel lato umano, quella possibilità di scambio anche successiva Certo. alla lezione stessa, che poi è quello che dà la possibilità di crescere, okay? Tu condividi con noi questo e noi lo promuoviamo sempre. Lo scambio è fondamentale tra professionisti e c'è sempre da imparare anche da un alunno che in questo caso è iscritto con noi. E la formazione sportiva quindi è nato con questo concetto, con questa idea. Da lì poi siamo cresciuti, all'interno del team sono entrate tantissime figure. All'interno abbiamo, vabbè, a parte Ruben, che è fisioterapista, è stato anni anche nel Real Madrid, che è il fondatore insieme a me della formazione sportiva. Abbiamo poi nutrizionisti, posturologi, te Andrea, che sei uno degli ultimi a essere entrato, ma fondamentale per il nostro roster, okay? Per il pacchetto che vogliamo offrire. E quindi questo è la formazione sportiva racchiuso in una frase: è alta formazione in un ambiente familiare con tantissimi professionisti all'interno. Questo è quello che vogliamo fare. E tant'è che il corso che abbiamo sviluppato con te è nato proprio con questa idea. Volevamo portare qualcosa di nuovo e di professionale all'interno del nostro pacchetto corsi. E ti abbiamo visto, ti abbiamo cercato, abbiamo chiacchierato e siamo arrivati a questo corso che adesso qua sono io che lascio la parola a te perché è stato qualcosa di, diciamo che l'idea, l'aspettativa c'era, si era creata anche noi un po' entrambi, no? Speravamo, tu, noi, il nostro team, il tuo team, che venisse qualcosa di bello. Però io onestamente non mi aspettavo venisse veramente Così. un corso. C'è stato tutto, c'è stata la presenza degli alunni, la voglia di imparare, abbiamo riso, abbiamo pranzato dalle banalità, aver pranzato insieme, aver richiesto le foto alla fine del corso. Insomma, io questa esperienza me la porto nel cuore, forse anche se faremo altre edizioni, anzi, anche sicuramente ci saranno altre edizioni, ma questa prima edizione io la penso che sia Anche la più perché bella. parleremo anche di questo, anzi parlerò anche di questo perché va annunciato, perché come hai detto te è stato un successone. Io penso molti che mi seguono, magari mi conoscono di persona, molti no, comunque per quanto non possa sembrare sono una persona molto ansiosa, ma perché ci tengo a fare le cose fatte bene. Tant'è che c'è stato anche, posso dire, fin troppo in questo corso perché sono state 40 ore di formazione, ma alta formazione che... 40, per sviluppare 40 ore, vabbè, possiamo dirlo, Adri, noi ci siamo visti a Eh sì. aprile 2022. Il corso è stato redatto per l'esattezza 3 settimane fa, quindi capite quanto lavoro c'è dietro per 40 ore di formazione, che sono state 40 ore dense, perché sono state suddivise oltre le slide, che erano slide live, registrato, la parte dal vivo, dove abbiamo ripetuto, approfondito concetti, siamo scesi nel campo, quello che hanno apprezzato moltissimi ragazzi, che ho portato casi studio umani, passatemi il termine, con 4 ragazze del team boutique, con fisicità totalmente diverse, glutei totalmente diverse, siamo andati a lavorare nel pratico, cioè
I ragazzi, quando ho corretto i compiti, posso dirlo, sapevano esattamente, cioè sono riusciti a capire perfettamente, ovviamente poi affineranno il tiro, perché cioè, alla fine è la pratica che la fa da padrone, la pratica la vera scuola, ok, teorica. Le nozioni si hanno in modo tale da avere un ventaglio, un bagaglio di strumenti che si possono poi utilizzare, ok, davanti poi a una cliente, ok, con delle esigenze, con delle finalità, era quello. Tant'è che ci abbiamo anche messo l'aspetto comunicativo, perché se noi in primis raccontiamo quello che sappiamo fare ma non sappiamo ascoltare, spiegatemi che cazzo di professionisti siamo, ok? È vero. Cioè, scusate il francese, cioè, beh, Adri lo sa quanto ci tengo a questo, abbiamo fatto questo corso assieme, mi hai visto, anche con i ragazzi, a volte ho approfondito dei concetti a cui ci tenevo davvero tanto, tant'è che appunto è andato molto bene, a fine corso avevamo già le iscrizioni, le persone che hanno già bonificato per la prossima edizione, questo è un successo, si può dire. Questo è un successo, perché a fine corso abbiamo già fissato, ok? Possiamo dirlo? Dai, dillo, scusa. Dai, lo diciamo, a sto punto abbiamo fatto questa diretta e possiamo dirlo. Allora, diciamo. La cosa che ci ha riempito ancora più di gioia è stato appunto vedere le persone che quel weekend magari per problemi personali o per altri impegni non potevano partecipare, ci hanno subito richiesto ma fate una seconda edizione, assolutamente sì, e in realtà volevamo farla molto più in là, Andrea questo lo sa, poi vista la richiesta abbiamo detto cavoli, perché non accontentare tutte quelle persone che sono rimaste purtroppo fuori dal corso, e quindi possiamo dirlo ufficialmente, la seconda edizione partirà il 27 di febbraio e terminerà il 12 marzo, quindi l'unica variante, cioè l'unica cosa che è variata rispetto alla prima edizione e questo è un altro aspetto importante che noi della formazione sportiva vogliamo tener conto in maniera importante, è che noi chiediamo sempre il feedback dei nostri ragazzi, cioè a noi piace costruire un corso e piace costruire il percorso insieme ai ragazzi, perché loro non sono solo alunni che vengono da noi, hanno sicuramente anche loro delle esigenze, perché no, noi non possiamo costruire un corso che vada a colmare quelle che sono le nostre esigenze con quelle degli alunni. Quindi l'unica cosa che è cambiata rispetto alla prima edizione è che anziché fare una settimana full, quindi dal lunedì al venerdì la parte teorica in streaming e subito successivamente il sabato e la domenica, ci sarà una settimana di pausa. Questo perché ci siamo accorti che effettivamente, come diceva Andrea, sono 40 ore veramente intense. Cioè, voi considerate che da aprile a novembre che siamo partiti con il primo corso sono stati riassunti 6 mesi in 40 ore. Quindi effettivamente sono... Anche perché, diciamolo, perché mi va di dirlo, scusa ti interrompo, certo. Il CONI richiede questo, quindi a differenza dei soliti corsi del weekend, il CONI, che si chiama Sport e Salute adesso, richiede appunto questo, richiede che la formazione sia una formazione vera e non, cioè, prendi il foglietto di carta e boom, chi si è visto, cioè, Mi collego a questo perché per chi ancora non lo sapesse o comunque è entrato da poco nella diretta o sente per la prima volta questo argomento, il corso di allenamento al femminile di Andrea Capocci è riconosciuto dal CONI Sport e Salute, quindi al termine del percorso i ragazzi hanno ricevuto, in realtà devono ancora arrivare, gli stiamo spedendo a casa, però riceveranno, comunque hanno già ricevuto almeno telematicamente il diploma in allenamento al femminile riconosciuto dal CONI con il tesserino tecnico. Quindi, essendo appunto che ritornando al discorso di prima, la seconda edizione verrà svolta appunto dal lunedì al venerdì la prima settimana, poi diamo un weekend di stop e faremo il weekend successivo. E aggiungo anche, visto che ci siamo e possiamo dirlo, il calendario davanti l'ho aperto apposta, che ci sarà poi un secondo livello barra master a giugno per tutti i ragazzi che hanno già conseguito il primo livello con Andrea. Quindi i ragazzi che hanno appena terminato a novembre e coloro che termineranno a febbraio avranno la possibilità a giugno, il 16, il 17 e il 18 giugno, di partecipare al secondo livello, al master. La differenza tra il primo livello e il secondo livello è sostanzialmente l'integrazione nel corso
di figure, di diverse figure, di professionisti che dedicheranno il loro tempo a moduli proprio su questo corso. Quindi nel secondo livello ci sarà Andrea che integrerà ovviamente la sua parte di allenamento al femminile con delle ore dedicate, e poi ci saranno delle ore dove interverrà il nutrizionista, poi ci saranno delle ore psicologa. Per psicologa, esatto, e diranno lo psicologo di allenamento al femminile, se non avete seguito il primo livello questo non lo potete capire, però ci sarà una psicologa, ci sarà un posturologo, ci sarà un la parte di comunicazione, marketing, come posizionarsi, come poter esattamente. Quindi verranno approfonditi tutti quegli argomenti che Andrea ovviamente ha citato nel primo livello, perché il focus comunque era l'allenamento al femminile nel primo livello. Poi c'è tutto un contorno all'interno dell'allenamento al femminile, e noi lo diciamo sempre, al di là dell'aspetto tecnico e scientifico c'è molto altro, perché nel mondo del fitness e delle scienze motorie escono tantissime persone ogni anno formate, ok, con i tecnicismi, con le competenze scientifiche, però poi alla fine spiccano quelle persone che hanno il contorno, quindi il saper comunicare, saper comprendere una persona, saper ascoltare, sapersi approcciare, e in questo Andrea è bravissimo, ma ovviamente ha voluto nel secondo livello aiutarsi con delle figure professioniste che fanno questo proprio di mestiere, ok? Perché anche Andrea stesso, ora lascio la parola a lui, si appoggia a queste figure, ok? Perché ovviamente, come diciamo da sempre, lo scambio è fondamentale. Quindi Andrea arriva chiunque arriva a un livello formativo tale da doversi aggiustare da solo, comunque prendere in mano la situazione, ma arriva a un punto dove bisogna passare la palla al vero e proprio professionista che poi conclude, diciamo, la terapia o il massaggio o quel che è, insomma. Quindi sì, secondo livello sarà molto molto interessante, anche perché voglio dire una cosa, chi dice che sa fare tutto mediamente non so fare un Kaiser, sinceramente. È un po' come tutti che dicono di saper fare tutto, beh, beati loro, io purtroppo ho dei limiti, quindi mi sono specializzato al femminile, mi riesce bene questo, il resto ovviamente lo lascio alle altre persone competenti. Proprio per questo il secondo livello di cui abbiamo parlato, già prima di annunciare il primo livello, voglio essere abbracciato da persone che trattino più aspetti, dall'aspetto psicologico, quindi quali sono i fattori esterni, intrinsechi, che portano una donna a voler cambiare, comprenderli in modo tale da poter agire di conseguenza in base al proprio bagaglio di competenze, sviluppare un corretto tipo di allenamento e programma, il nutrizionista che parlerà di quanto è importante non solo l'alimentazione, ma andrà a smentire, a demolire tutti quei luoghi comuni che ormai dilagano, o che in questo ambiente la dieta migliore dell'altra, insomma, tutto ciò che riguarda la comunicazione, quindi il saper interagire, ok? Anche perché, ecco, più dell'aspetto comunicativo parlerei di interazione, perché sono due cose nettamente differenti, ma appunto le tratteremo là. E poi appunto l'aspetto del marketing, che ormai noi stiamo facendo una diretta, con uno strumento si può arrivare a molte, molte persone. Quindi gli strumenti ci sono, vanno saputi utilizzare, non demonizzati. Chi li demonizza solitamente è perché ci perde tempo appresso. Noi non siamo qua per perdere tempo, ma poter dedicare il tempo alle persone, poterle formare. E poi non c'è nulla di male, perché molti mi hanno detto: Andrea, ma scusa, vai a spiegare il tuo metodo? Ma ragazzi, cioè, io spiego tutto tutti i giorni, non ho nulla di segreto, quello che mi piace fare è formarmi, e sinceramente quello che è il piacere della mia vita è poterlo trasferire, perché veramente uno indomani c'è qualcuno dovrà prendere le redini. Poi quello che abbiamo cercato proprio di trasferire qua è andare a smontare concetti obsoleti, sinceramente. Concetti obsoleti che ancora ci sono, fortunatamente un po' meno, ma che ci sono nelle palestre,
e persone che veramente vogliono conoscere qualcosa di nuovo, evolversi, bene, sono le persone ben accette. Io e noi non abbiamo da nascondere nulla, però ho dato tutti i miei strumenti, anche forse fin troppo, però sono qui e, wow, io spero di vedere persone che possono anche domani far meglio di me, collaborare, chi lo sa, cioè questo è bello alla fine. Ma difatti, guarda, la soddisfazione più grossa, penso che condividi anche tu questo pensiero, è stata al termine del corso sentire i ragazzi veramente sorpresi, perché un conto è, noi facciamo tanti corsi, tu lo sai, e chi ci segue lo sa, facciamo davvero tanti corsi, però un conto è vedere i ragazzi soddisfatti alla fine del percorso. Invece questa volta ho notato proprio un velo di sorpresa, cioè era quasi troppo quello che hanno ricevuto. Cioè, addirittura c'è stato un ragazzo che noi salutiamo, perché prima si è connesso addirittura, si chiama Nicolas, che ha detto: questo corso per me, tutto quello che ho imparato è oro colato. Cioè, questo vuol dire che proprio abbiamo superato le aspettative, ok? Ma non è un aver superato, cioè, è motivo di presunzione questo per noi, ah, siamo i più forti. No, è motivo di abbiamo creato qualcosa che veramente rispecchia quello che volevamo fare, ok? Noi volevamo dare un valore aggiunto, e quindi soprattutto sul corso di allenamento al femminile è inutile che ci nascondiamo, abbiamo avuto tantissime critiche, perché quando noi siamo usciti con la brochure, quindi con la sponsor eccetera, tutti i commenti sono sempre stati i soliti, Andre lo sa, ma cosa si può parlare su un sedere, più di 10 ore, 32 ore dove si parla di un sedere, ecco. Questo è stato l'approccio che hanno avuto tutti, la diffidenza in questo. Poi, in realtà, vedere che al termine del percorso i ragazzi sono rimasti addirittura stupiti, perché hanno detto, cavolo, perché è ovvio che il primo input, quando si parla di allenamento al femminile, ti viene da pensare, ok, è il sedere, ma non è solo quello. E Andrea no. Su questo si batte fortissimo, perché prima di arrivare ad allenare meramente il sedere, se vogliamo sintetizzarlo così, c'è tutto un processo che non sapevo neanche io, ripeto. Redigendo il corso insieme ad Andrea, quindi montando i video, i vari pezzi, eccetera, anch'io ho scoperto un sacco di cose che mi hanno aperto la visione dell'allenamento femminile in una maniera allucinante, ok? E quindi, però un conto è che la aprono a me, che io all'interno di LFS non l'ho neanche specificato prima, ma io all'interno di LFS mi occupo della comunicazione, del social media, eccetera. Un conto invece è sorprendere ragazzi che sono laureati in scienze motorie da 5 anni, fanno i personal trainer da 2-3 anni, sono in attività, arrivano al termine del corso e dicono, cavolo Andre, cioè, mi hai dato qualcosa che neanche mi immaginavo. Cioè, lì abbiamo alzato le mani e abbiamo detto, wow, figuriamoci adesso nel secondo livello. Comunque, assolutamente, siamo contenti. Adesso abbiamo una mezz'oretta che siamo insieme. Se qualcuno ha delle domande, noi siamo riguardo. Noi siamo ancora qua. Aspettare qualche minuto. Ricordiamo che appunto ci sarà la seconda edizione della prima edizione, e poi ci sarà il secondo livello. Sicuramente sarà nel periodo estivo. Decideremo anche la location, se cambiarla. Vediamo. Ovviamente. È qualcosa di diverso. Il secondo livello è anche più intimo con gli alunni, perché hanno già passato del tempo con noi, ci conoscono. Quindi quello che piace a noi, appunto, è creare poi il corso stesso insieme a loro. Quindi sceglieremo una data, capiremo la location, come sarà più comodo per tutti, perché ovviamente non lo abbiamo specificato questo, Andrea, ma sono arrivati da ogni parte d'Italia. Cioè, su questo. È stato bello anche questo, perché devo essere onesto, noi eravamo nel territorio Torino, Milano, ok, a qualche parte della Liguria. Scusa, Andrea, ti interrompo, questo è compito tuo, sono entrato un pochino tardi, come fare per iscriversi al primo livello di fine febbraio? Guarda, è semplicissimo, perché innanzitutto scrivici tramite direct su Instagram, oppure tramite il numero WhatsApp che trovi sempre sul profilo della formazione sportiva. Poi ti gireremo noi tutte le specifiche. Comunque c'è da compilare un modulo. Una volta che il modulo è stato compilato, c'è da effettuare il bonifico.
per l'acconto, però è molto, molto snella la procedura, quindi scrivici tramite WhatsApp o tramite Instagram e ti diamo tutti i dettagli. Ci sono ancora posti, ne abbiamo ancora 3 disponibili, quindi fortunatamente siamo quasi full già da subito, e quindi scrivici tranquillamente che procediamo, non è un problema. Ottimo, ottimo, ottimo. Ringrazia, figurati Martina. Figurati. Sì, anche perché ora, cioè dal corso abbiamo spaziato, hai detto una cosa bella che molti pensano si parli solo di glutei, ma abbiamo spaziato da cosa è nato il culto dei glutei, quali sono le funzioni dei glutei, il perché sono importanti, il perché e poi è stato attribuito tutto ciò che concerne il collegamento estetico, abbiamo spaziato dalla postura che ovviamente verrà approfondita nel secondo livello, insomma diciamo che sì, siamo partiti dai glutei ma poi abbiamo parlato della donna a 360 gradi, come impostare un programma di allenamento quando, durante il ciclo, durante l'anno, in base al biotipo, in base insomma al sottotipo del biotipo, cioè mi sto confondendo anch'io, abbiamo parlato, cioè è stato così tanto articolato che davvero, davvero provare, posso dirlo, peccare di presunzione, provare per credere. Sono d'accordo. E i ragazzi, la cosa bella è che i ragazzi ci hanno scritto, penso dal giorno dopo, / 2 giorni dopo, taggavano anche Andrea, ho visto nelle storie, perché hanno potuto mettere in pratica sin da subito quello che hanno imparato. Perché, come diceva Andrea, lui non si è riservato in nulla, ok? I ragazzi hanno fatto tantissime domande, hanno portato anche dei loro casi studio, nel senso che hanno portato l'esempio di ragazze che loro allenavano, come mi posso comportare in questo caso, come posso approcciarmi in questa situazione, e dal giorno dopo, 2 giorni dopo, ci taggavano già delle storie che utilizzavano quello che hanno appreso durante il corso. Quindi questo anche è importante da far passare come messaggio. Che... Ciao Manuel! Cioè, Manuel! Bene, bene. Vediamo un po'. Esatto, esatto. Poi avrò una call con i ragazzi per metà gennaio, dove mi ho fatto questa call, consulenza di regalo, perché voglio sapere quello che hanno messo in pratica, se casi studio, le loro clienti, come si sono trovate, insomma. Diciamo che manteniamo sempre quello che ci piace, come hai preannunciato te, mantenere il rapporto diretto. Non è un corso fine a se stesso, no? Ma c'è proprio una continuità. Poi magari si evolverà, ma sono quasi certo, in una scuola. Sì, ma sicuramente abbiamo già parlato, vorremmo creare anche una mastermind, quindi particolare. Insomma, ci stiamo lavorando. Ora, quello che vi stiamo dicendo è gli strumenti anche. I presupposti ci sono. Noi quello che vi abbiamo detto è quello che abbiamo di certo, ok? E volevo solo aggiungere una cosa, Andre, poi possiamo anche chiudere la live. La differenza rispetto alla prima edizione, nella seconda edizione, per chi non ha la possibilità di affrontare economicamente l'intero corso, c'è la possibilità di acquistare solo ed esclusivamente la parte teorica, quindi la prima settimana, direttamente live streaming da casa, e poi successivamente di acquistare la parte pratica, ok? Quindi, a differenza del primo corso che aveva un pacchetto full, in questo caso l'abbiamo deciso di dividerlo proprio per permettere a chiunque di affrontare il percorso anche in base alle proprie esigenze economiche, quindi alla propria disponibilità. Quindi chi vuole partecipare dal 27 al 3 di dal 27 febbraio al 3 di marzo può svolgere tranquillamente la parte teorica completamente in streaming, la può fare da casa, e poi l'11 e il 12 marzo invece c'è la parte pratica direttamente in boutique da Andrea. Va bene? Esatto. Andre, io ti ringrazio. Io anch'io ti ringrazio tantissimo. Possiamo andare a mangiare. Possiamo andare finalmente a mangiare. Possiamo andare a mangiare.
Tanto la diretta la salvo, la pubblicherò, poi se c'è modo di esportarla te la giro. Sì, guarda, se ti serve ti giro poi il tool, ok? Ok, perfetto, va bene. Salutiamo tutti. Ciao Andrea e ciao ragazzi. Ragazzi e ragazze, grazie come sempre.